commissariato del secondo simposium di ricerca motivazionale ha fatto cadere la sua scelta per la relazione di apertura sul nome del professor Giulio Carlo Pizzoni, che pur risiedente da molti anni negli Stati Uniti, al cui articolato development socio-economico ha dedicato la maggior parte delle sue ricerche, non ha mai trascurato e anzi in questi anni ha seguito con attenzione più scrupolosa la parabola di sviluppo dell'economia del nostro paese. Laureato a Harvard e guest professor al Massachusetts Institute of Technology, il professor Pizzorno è uno dei più illustri collaboratori del professor Allen. In Italia egli intende aprire un centro di sociologia applicata al settore pubblicitario dei consumi. Tema della sua presente conferenza sarà sviluppo della produzione e incremento dei consumi, nuove prospettive offerte dalla conoscenza dell'io segreto del consumatore. Altro motivo di riconoscenza per il professore è che egli ha accettato il nostro invito nonostante una temporanea affezione alle corde vocali gli impedisca di esprimersi con facilità. Cedo la parola al professor Pizzorno. Italiano del miracolo economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali regole psicologiche del risparmio, stimolato dagli incentivi più evidenti, l'esempio, l'emulazione, la pubblicità, le facilitazioni d'acquisto. Questo consumatore medio è un incalcolabile serbatoio che può permettere alla produzione di mantenersi ai livelli raggiunti e di superarli trionfalmente, purché venga costantemente controllato, sondato, sviato, incitato, frustato. L'invecchiamento psicologico del prodotto è forse il principale alleato della nostra industria. In una congiuntura come l'attuale, che vede i larghi strati di consumatori profilarsi il periodo della piena saturazione, sottovalutare questo pericolo equivarrebbe a chiudere gli occhi di fronte al problema numero uno dell'industria, che è quello di evitare ad ogni costo un calo della produzione. Lor signori dovranno perciò studiare sempre nuove campagne di richiamo per far nascere nuovi desideri, nuovi bisogni e provocare qualcosa come uno stato di scontentezza sistematica nei consumatori, coperto che l'assenza della persona fisica dell'intermediario, cioè del commesso, eliminando la necessità di fare una scelta preventiva e di rivolgere la richiesta, produce nel consumatore una sensazione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni e di tradursi in acquisti il più delle volte superflui o addirittura inutili, salvo a riacquistare coscienza al momento della verifica dalla casa, ma ormai è troppo tardi. 14. Che non va mai dimenticato che il consumatore non è soltanto un miscuglio di impulsi e di motivi inconsci da attivizzare ai fini del consumo. Molte volte noi, fidandoci troppo dell'inconscio, sottovalutiamo il conscio, la ragione, la prudenza, la modestia, il sentimento, il buonsenso, che sono anche fattori di primo piano, e ci troviamo di fronte a degli giudizi di cui non sappiamo farci ragione. In questi casi sarà tuttavia sconsigliabile di abbandonarsi al pessimismo e bisognerà sempre tener presente che ormai il consumatore si condiziona da se stesso e quella spinta competitiva che siamo riusciti ad imprimere alla società del suo tempo ormai fa parte della sua natura, del suo io, e lo stimola a raggiungere sempre nuovi traguardi. Il console Germania. Ma dove arriverà questo consumatore? Ah, chissà, chissà. Professor Villetta. Ordonato. Conte Cecagna. Molto piacere. Ingegner Codinò. Ordonato. Dottor Trivio.
Contessa colpi di marmellata. Onorato. Conte Farina. Molto piacere. Onorevole Benegodi. Molto onorato. Molto Conte bravo. Barzotto. Molto piacere. Onorevole Palla. Molto onorato. Dottora Quadroni. Molto onorato. Comandante Mauro. Molto piacere. Donna Gloria Oliveti. Molto piacere. Editori contatori. Molto onorato. Dottore Nelli. Molto piacere. Armatore Cassio. Molto onorato. Industriale Viaggio. Molto piacere. Donna Tosca Crispi. Molto piacere. Ingegner Lac. Conde Villi. Cavaliere di Dog. Comendatore Colle. Comendatore Miragno. Ro.Go.Pa.G. Cavaliere Gregoretti.